Questa ragazza era legata come un cane, con un collare intorno al collo. Tentò di chiamare aiuto, ma nessuno rispose. Poi arrivò un dottore con del cibo per cani per lei. La ragazza lo annusò e rifiutò di mangiarlo, ma poi fu lasciata senza cibo per 3 giorni. Dopo ciò, non potendo più sopportare la fame, mangiò riluttante il cibo per cani. Il giorno seguente, la ragazza fu svegliata con uno schizzo d'acqua e le fu permesso di fare una passeggiata all'esterno. Vide questo come un'opportunità per scappare, ma il suo collare iniziò a stringersi intorno al collo rendendo difficile respirare. Non appena toccò il recinto, ricevette una scossa elettrica e svenne. Qualche giorno dopo, un altro uomo fu portato in prigione. Iniziarono a parlarsi e divennero amici. Un giorno, l'uomo fingeva di dormire e non appena il dottore si avvicinò a lui, l'uomo la attaccò e prese la chiave. Poi liberò immediatamente se stesso e la ragazza, ma si scoprì che la ragazza era una brutta zoppa.